Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di Da Vinci, il leone non dorme mai, di Noboru Rokuda, pubblicato in Giappone nel 2006 da Shogakukan e portato in Italia al prezzo di 6,90 euro da Rurouni Manga. Noboru Rokuda è già noto in Italia per altri vari titoli, quali Formula 1, Motore in pista e il più famoso Dash Kappei, Gigi la Trottola. Da Vinci è un titolo abbastanza particolare perché al suo interno racchiude diversi generi. Infatti, sebbene appunto il genere storico sembri il principale genere di questo titolo, in realtà è messo in secondo piano dalle varie gag presenti nel manga e anche da un certo elemento fantasy che è molto importante, per la trama. Le gag, purtroppo, sono anche un lato negativo forse del volume, in quanto sono onnipresenti, sono presenti davvero ovunque e purtroppo sono anche di livello medio-basso, quindi spesso sono gag anche scontate e che arrivano anche a rovinare certi momenti della storia, momenti magari anche parecchio seri. Comunque, la storia è ambientata nel 1517, che sono gli ultimi anni di vita di Leonardo, e siamo alla corte del re di Francia. Leonardo qui viene rappresentato come un vecchietto tutto ossa, eccolo qua, molto bizzarro, molto comico come aspetto, un vecchietto appunto basso, tutto ossa, un po', non lo so, un po' strano, veramente strano, molto bizzarro, è quasi una caricatura del genio e sicuramente è anche un elemento già di per sé molto, molto divertente, un elemento abbastanza comico. E appunto Leonardo è un artista che ormai appunto giunto negli ultimi anni della sua vita ha perso l'ispirazione per dipingere, quindi ha perso tutta la voglia anche di creare nuove opere e quindi passa le giornate senza fare niente e le notti è sempre non lo so, scombussolato da incubi e quindi praticamente sem dorme sempre sogni agitati. Una notte, appunto, in cui il nostro protagonista si agita nel letto, il giovane assistente, che appunto è questo ragazzo qua, decide di scappare dal castello del re di Francia e di portarsi con sé tre quadri del maestro per poi cercare di rivenderli. Tra i quadri è presente anche la famosa Gioconda, che è veramente riportata in maniera perfetta su queste tavole. Un quadro che ancora Leonardo deve finire di completare. Leonardo quindi si sveglia di soprassalto nella notte e, scoperto il furto, si getta all'inseguimento del ragazzo. Nel bosco non trova solo il suo assistente, ma incontra una fanciulla che lui riconosce subito come essere la sua musa, quindi la sua musa ispiratrice, e capisce quindi che la ragazza praticamente lo ha abbandonato, la musa lo ha abbandonato. Questa ragazza scomparirà in un fascio di luce, lasciando a Leonardo solo le sue ultime parole, ovvero in pratica invita Leonardo a seguirla, andarla a cercare. Leonardo quindi decide di abbandonare la corte del re di Francia e di andare all'inseguimento della ragazza, quindi della sua musa, e di andarla appunto a ritrovare e a riprendersela. In questo viaggio lo condurrà fino al suo paese natale, Vinci, e però naturalmente lungo il viaggio Leonardo incontrerà tanti altri personaggi, quali Michelangelo, che qua vediamo intento a scolpire la sua opera principale, e poi naturalmente farà anche degli incontri non poco raccomandabili. Infatti, il re di Francia sguinzaglierà dietro Leonardo un gruppo di mercenari che appunto dovranno riportarlo indietro. E quindi sì, questa super giù è la trama generale. Quindi Leonardo dovrà ricercare questa musa, che è appunto l'elemento fantasy, che come dicevo prima è l'elemento principale della storia. Naturalmente Michelangelo avrà un ruolo fondamentale per la storia, per la conclusione della storia. Infatti sarà colui che aiuterà Leonardo ad aprire gli occhi e non dico altro. Però, insomma,
è una storia molto leggera, ma c'è un elemento comunque molto importante, sicuramente anche il più interessante. Leonardo, infatti, lungo il suo cammino, passerà anche da vari paesi nei quali appunto si è abbattuta la peste. Quindi la peste, il 1500, i primi anni del 1500 sono anche uno dei periodi in cui la peste dilagava per l'Europa. E quindi appunto Leonardo passerà da un paese devastato da questa malattia, e quindi ci sarà anche uno degli incontri, dei momenti più belli sicuramente del volume. Un incontro, l'assistente di Leonardo appunto conoscerà una ragazza in fin di vita, e questo darà vita a una bella amicizia, anche se purtroppo molto breve. E niente, questa appunto era la trama, ma passiamo ora ai disegni. Infatti i disegni sono molto belli, il tratto dell'autore è molto, molto particolareggiato e molto anche tratteggiato. Infatti vi faccio vedere alcune tavole che appunto danno un'idea comunque del tratto dell'autore. Intanto guardiamo i paesaggi e gli sfondi in generale, perché credo che i disegni siano splendidi nel caso delle architetture e appunto nel mostrare le città. Abbiamo anche una doppia tavola di Pisa. Vediamo se... anche la riproduzione dei quadri, dei dipinti di Leonardo, anche solo il tratto appunto di Leonardo, veramente un punto a favore. Qua abbiamo una tavola bella piena, quindi abbiamo delle tavole molto cioè create veramente bene, molto ben particolari, con molti particolari, e il tratto già è di per sé ottimo. Ecco qua la tavola di Pisa che non riuscivo a trovare. E niente, una cosa che mi sono scordata di dire su Michelangelo è che appunto non solo sarà colui che aiuterà Leonardo ad aprire gli occhi, ma in realtà è anche colui che darà vita a una bizzarra sfida appunto con il genio, una sfida che non si terrà, una competizione che non si terrà sul lato artistico, sul campo artistico, ma bensì sul campo agonistico, ed è davvero molto divertente, una delle scene forse più divertenti. E niente, quindi non ho nient'altro da dire per la storia, perché altrimenti rischierei di fare qualche spoiler. Comunque, l'edizione è una buona edizione, anche se per il prezzo non vale i soldi appunto spesi. Il prezzo infatti per di 6,90 euro, invece l'edizione è una classica edizione con sovracoperta, senza altre particolarità, non ci sono pagine a colori, e quindi niente, è una classica edizione, ma purtroppo ci viene proposta a 6,90 euro. Quindi in generale è un volume che io non vi voglio consigliare, o meglio, è un volume che mi è piaciuto e non mi è piaciuto al tempo stesso, proprio per la sua caratteristica di avere più generi al suo interno, forse troppi. Infatti, come ho detto, l'auto umoristico io l'avrei leggermente ridotto per fare più spazio a magari riferimenti storici e altro. È un volume, un volume che si può avere e non avere, comunque sicuramente io vi consiglio di dare prima un'occhiata in fumetteria e poi magari decidere se acquistarlo o meno. Niente, non ho altro da dire per questo volume, quindi il video termina qua, e ci vediamo allora alla prossima occasione. A presto!